Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale del vostro Fra Potuto Fare. Siamo qui nel terzo, quarto appuntamento. Ciao ragazzi! Dammi almeno il tempo di presentarti. Comunque, siamo appunto con Riccardo. Ormai mi conosco, l'altra volta. Sono più importante di te su questo canale, dai. Va buona. Detto questo, quarto appuntamento di Svapo Dyer. Siamo qui per un unboxing alquanto speciale. Ci è arrivato il pacco, volevo condividerlo con voi e farvi vedere quello che abbiamo preso. Quindi prendiamo subito il pacchetto che è qua dietro, questo qua. Cioè voi ragazzi non potete capire, questo mi ha fatto salire la scimmia per due ore. Cioè il pacco è arrivato, ha fatto, dobbiamo registrare il video prima. Cioè io non posso vedere le cose. Mi era venuta voglia di registrare e ho detto facciamogli vedere quello che abbiamo preso, no? Mi sembra più che giusto, cioè, abbiamo Svapo Diary, portiamolo avanti, facciamo vedere quel cazzo che abbiamo preso. Tanto procedo con l'unboxing senza ammazzarmi. Però fallo vedere, voglio dire, no? Un secondo, fammelo prima aprire, poi ve lo faccio vedere. Ma forza. Dai, te lo tengo io, forza. No, no, ok. Dai. Svapo Dream. Allora, abbiamo preso Svapo Dream. Come sapete, è il nostro, diciamo, rifornitore, non sempre fornito. Però abbiamo comunque preso un bel po' di cosette carine. Olè. No, dai, c'è cestino. Aspetta, ho trovato un nuovo cappello. Ma vaffanculo. Cazzo, un sultano sembra, guarda. Guarda qua, okay. Sembra un cazzo di sultano, dai. Ok. Aspettami. No, no, è tutto a posto. Non fai cadere la roba. Intanto ragazzi, coltellino svizzero. Sì. Con questo possiamo uccidere qualcuno, eh? Che figata. Allora, mettilo via quello. Ok. Chiudiamo. A cosa cominciamo? È più rischioso. Dalle prime cose che vediamo, dalle cose meno importanti, ovvero le queste che sono... Le basi della King sono 50-50 queste qui, perché non sono per me, ma sono per un mio amico. Beh, si vede benissimo che da qui la King, base 0 di nicotina, se non sbaglio 250 ml. Esattamente. Alla modica cifra di 3,50. E queste sono due, quindi mezzo litro di base abbona, dato che tra poco, a quanto ho capito, non avremo più le basi in queste quantità. Seconda cosa che abbiamo, che vi faccio vedere... No, no, non ci voglio credere. Che è successo? Se non è qui, ah no, ok, meno ci male. Sono. Ci sono, ci sono. Abbiamo ordinato l'Oter, tè e menta 814 e me l'hanno messo qui. Ho ordinato due aromi, questo è il primo ed è uno. Il fatto che il secondo l'hanno messo qua dentro, no, quindi sarà, mi sono spaventato. Sarà scivolato da lì dentro comunque. Ah sì, sarà qua... scivolato. Beh no, però era bello nell'angolo. Comunque, qua invece abbiamo... Ok, non metto a fuoco. Perché ci sono ancora io messo a fuoco e vabbè. Comunque, non è importante. Questo è il pacco poi, del nostro amico. Eccola qui, la prima batteria VTC5A 2600 mAh, se non sbaglio. Però 35 ampere di scarica, adesso capirete perché. Esatto. E da qua tiro fuori il secondo aroma, il biscotto della Enjoy Svapo, non si vede un cazzo. Eccolo lì, l'Enjoy Svapo Cookies. E si è visto. Poi qua da qualche parte, esattamente, c'è la seconda batteria VT5A, perché è accoppiata fortissimo. E intanto le mettiamo ragazzi, qui, dopo spieghiamo. Quello è il caricabatterie esterno. E le metto ovviamente già a caricare, ragazzi. Vai, metti intanto a caricare. E adesso arriviamo al clima. Allora, aspettate, guardate qua. Non so se si vede, non si vede un cazzo. Aspetta. Ecco qua, ho collegato, sono accese le due, i due sì, led. Sì, non credo che serva un tutorial per mettere allora, le batterie in carica. Sopra c'è il più e sotto c'è il meno, inserite e la prima in carica. Sopra c'è il più e sotto c'è il meno, inserite, in questo modo non si vede un cazzo. Aspetta, ecco qua, tac. E sono entrambe in carica perché sono usciti i led rossi. Tac. Buona, ha fatto questa grande impresa complicatissima. Sì, andiamo a tirar fuori... qualcosa di incredibile. Incredibile. Abbiamo prima a... l'altro. Prima... no, prima e quello lascialo per la fine. No, lascia... è il tuo, prima faccio l'ultimo, il mio. Scusassi, e mi scusassi. Intanto metto questo per terra e vedete cosa ha preso il nostro carissimo design by Jaybo, tra l'altro, quindi anche tu Jaybo, andiamo avanti così. Sì, ok, però lei la Nosy Cricket 2. 2. 25, 20, quella 25, 25, quindi in poche parole il diametro semplicemente, millimetri. Tutto 25, recensita da poco anche da altri interessanti personaggi. Ok, dammi un attimino il coltellino. Sì. Ok ragazzi, c'ho la scimmia che ferve, ferve. Sì, stai attento all'utilizzo che ne fai. Prendete il coltello. Basta con questi tutorial inutili. Cazzo, io voglio diventare Salvatore Aranzulla 2, perché non lo posso diventare? Scusa, non voglio rompere niente. Vado di unghia.
Cioè, Salvatore Aranzulli ha fatto milioni di euro solo recensendo come si fa il cesso, perché non lo posso fare anch'io, scusa. Comunque, ecco qui. Credo sia più complicato andare al cesso che aprire Noisy Noisy Cricket 2. Vabbè. Ok, apriamo. Apriamo la Noisy Cricket 25. 25. C'è lo scratch and check, quindi... Te minchia, dai. Piano piano. Okay. Buono, buono. Come i Pandori. Della Wismac Design by Jabo. Piano piano, buono buono. Non così piano piano, dai. Ok, ecco qua, si è aperto. Vai. La prendiamo in mano. Minchia quanto pesa. Pesa. Raga, pesa. È di metà. Ah no, non pesa tantissimo. Però si tiene bene in mano a prima vista. Il tasto. Attacco. Sembra anche... Il tasto sembra fatto molto bene. Eccolo qui. Si vede un grazzo. E l'attacco è 510. Ovviamente noi ragazzi, queste qui sono solo nostre considerazioni personali, di conseguenza non badate molto a quello che diciamo, tranne qualche consiglio giusto. Si vede un cazzo, perfetto. E questa poi, è la Noisy. Giù. Un concetto fondamentale da dire sulla Noisy è proprio quello che sta qui, facendo vedere Rick. Qui abbiamo le due sleeve per la protezione delle batterie. Se esce anche l'altra, eccola qui. Questo non significa che dovete mettere batterie sbucciate all'interno, mai. Dovete sempre metterle integre. Se non riuscite a metterle integre, le wrappate. 150 pellicole per il wrap costano 5 euro. Quindi ragazzi, invece di andarvi a comprare la batteria nuova, almeno prendete le wrap che costano un cazzo. Lo dico meglio. Detto con questo tono, perché ci siamo tutti rotti i coglioni delle notizie che escono in giro. Okay. Per il malutilizzo delle batterie. Non so come si tolga questo senza romperlo. Non ho idea, comunque... Ok, ecco qua. È venuto via, praticamente adesso vedete che c'è scritto una S. Allora, vedete, ecco, sì, si vede, comunque c'è la S, no? Eccola qui. Ecco, quindi in serie. Qui siamo in serie. Qui siamo in serie. Se invece ribaltate questa piastrina, piastrina, la chiamo io così, non so poi qual è il termine tecnico, quale sia. Eccola qui. Dall'altra parte avremo parallelo. Parallelo. Ok. Ecco qua. Adesso non vi staremo lì a specificare tutto nel dettaglio, però semplicemente in parallelo avrete più una resa, diciamo, per così dire, da elettronica, ovvero più costante, un'uscita sempre costante dalle batterie, mentre in serie sfrutterete al massimo la potenzialità delle vostre batterie. Esattamente. Giusto? Esattamente. E poi... E non so adesso come si rimette, ovviamente, poi dovrò scoprirlo per bene. Scopriremo, perché abbiamo... Perché ragazzi, bisogna leggere le istruzioni quando prendete le cose nuove. Sì. Non ho mai letto un'istruzione in vita mia. Bravo il coglione, bravissimo. Oh, ok, ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? Yes. Lascio in serie? Le lascio in serie, sì. Poi magari vi faremo vedere. Però voglio utilizzarla, la voglio utilizzare con la modalità BVM. Comunque, adesso non so se ci sia qualcos'altro da far vedere di questa. L'unica cosa era questa qua, questa rotellina, la chiamo io così, nera, che potete spostare, che cos'è? Potenziometro. È il potenziometro, regola i volti in uscita. E adesso, per concludere, per farvi vedere l'ultima cosa che abbiamo ricevuto in questo fantastico unboxing. Poi magari ve ne parleremo in qualche video di questa roba, come ci siamo trovati, come ci troviamo. Sì, poi magari voglio farvi vedere anche una rigenerazione che farò su di lui, probabilmente. E che cos'è quella roba? Devi dirglielo, no? Dammi tempo. E muovi, allora, cazzo, dai. Questo qua. Cioè, la gente è qua ferma per capire cosa abbiamo comprato e tu non ti muovi. Guarda quanto tempo ho perso qua. Vabbè, comunque, raga, ho preso l'Indestructible della Wismac. Guarda quanto riflesso, ma che bello. Comunque si legge bene. Indestructible Design in California. Mi ero visto anche la recensione del Santone così e ci stava alla fine. Non so di quanto tempo fa sia, sinceramente. Ma sarà uscito da... Però comunque non era male, dato che prima, come vi ricordate, qua sopra ho lo Tsunami 22 che fa cagare, spero di essere salito leggermente. Io sposterò il mio gun sulla Noisy, ovviamente. Vediamo come funziona. Intanto lo apro, faccio una rigenerazione ad hoc. Lo apro. Minchia, quanti adesivi, cioè guardate quanto cazzo di rottura di coglioni. Sì, perché c'è il Jabo che deve vantarsi un pochino, no? Sennò... sti cazzi. Giustamente, lui lavora, voglio dire, c'è l'ultima cosa che vuole. E che non gli sia valorizzato il suo lavoro, giustamente. Però come devi usare lo scratch and check per l'originalità del prodotto. E porca puttana, non riesco a aprirlo. Ma no, è chiuso da tutti i lati, raga. Tutti e quattro i lati è chiuso. Minchia, l'apertura più lenta del mondo.
Grandissimo. Ok, dovrei avercela fatta, probabilmente lo spaccherò perché fa girare i coglioni. Facciamo prima a far così, probabilmente. A tagliarlo a metà, tanto che cazzo me ne frega della scatolina. Oh, alleluia, ce l'ho fatta. Scusate. Prego, prego. Scusate, qua c'è da mettere un bel silenzio. Non si preoccupi. Allora, Wismet, Indestructible, sti cazzi. Come vedete, guardate quanto è piccolo, non me lo aspettavo. Minchia, più piccolo dello tsunami. Dalle foto sembrava più grande. Comunque, aspettilo accanto al Gun, vediamo quanto è più piccolo. Sono più o meno identici. No, leggermente più piccolo sembrerebbe. Sì, infatti. Leggermente. È comunque poco più piccolo. Se mi mettesse a fuoco, vedete, lì c'è la scritta J-Bow, col cerchiolino. Poi abbiamo i tre fori dell'aria da questa parte, i tre da questa parte per la single coil e giustamente gli altri tre da quest'altra parte, che adesso non si vedranno benissimo, però da questa parte per la dual coil. Allora, vediamo un attimo, perché avevo visto come aprirlo. Che allora devo svitare questa cosetta qua senza far danni. Ma siamo sicuri che è da 24 quello? Hai svitato l'aria? Non lo so quanto sia. Non ne ho idea. Adesso l'hai sporcato un pochino. L'ho pure sporcato, ma che cazzo. Vabbè, allora, per quanto io ho capito dalle recensioni, Questa qui è sempre per dissipare il calore, qualcosa del genere. Tutti, vedete qua, ci sono tutti i buchini. No, non si vedono. Sì, comunque ecco, sì, si vede, si intravedono i buchini. Non è quello che dissipa il calore. No, è questo qua sotto, lo so. Però comunque devo andare a contatto con quello sopra e mettere bene i buchini. Tutto qua. Adesso volevo farvi vedere dentro, se riesco. Quindi tolgo questa parte qui. Tolgo quell'altra parte lì. Questa parte qui. Questo, non ho idea se devo solamente tirare o svitare, secondo te? Fa vedere, posso? Mannaggia, ok. Sì, c'è comunque l'O-ring, okay. Un pochino più duro all'inizio, no? Ok, ho capito. Questo qui, vabbè, non ve lo faccio vedere, non serve un cazzo. E qua dentro... Qui dentro c'è il controllo dell'aria. E qua, invece, è il deck, ma si potrà aprire in qualche modo, che non Stappa. Riesco adesso. Devi metterlo su una box. E infatti, mi sa. Però, vabbè, allora... Ah, prendi la no, Dreambox, ma si vede, da lì, si vede. Se vuoi. Allora... Questo qua è il mio deck, vedete che si vede bene? L'ha messo a fuoco perfettamente. Come vedete all'esterno ci sono i due positivi, all'interno i due negativi. Praticamente le coil verranno messe, mettiamo caso che stiamo mettendo una coil, un filetto lo mettiamo all'interno del più a sinistra e uno lo mettiamo all'interno del negativo di destra e così esatto. Via dall'altra parte e viceversa, ok? Esattamente, poi bisognerà curvare la coil per metterla sì, curvare leggermente, esatto. Però... Con questo deck mi sembra anche abbastanza capiente sotto, abbastanza largo, non è male. Poi non l'ho mai visto dal vivo. Sì, ci sta. Indestructible. Aspetta, lo monto su questo e facciamo vedere tutto il deck. Vedi, lo monti e poi stappi. Figa. Ecco, vediamo di non fare danni, per favore. Eccolo qua. Sti gran cazzi. Questa qui è la come campagna. Ci sta bene qua sopra? Come ci sta sì, bene? Ci sta. Quanto vuoi? Dammi 60 euro quanto l'ho pagato. Ah, sì, grazie. No. Allora, vedete, qua si vede, si riesce a vedere meglio da queste angolature qua spettacolari. Oddio. Metti a fuoco! Ah, bastardo, metti a fuoco. Vabbè. Mettilo in questo modo. Così. Sì, ma... Ecco. Ok, eccolo qua ragazzi, ha messo a poco il deck, come avevo già detto, comunque due positivi esterni e due negativi interni, e niente di che, comunque è abbastanza tranquillo come deck, però mi sembra anche abbastanza comido, e niente di che. Comunque però, 24. Vi farò sapere com'è. 24. Sì, non è... Che il 25 è... arriva tutta la fine. Sì, non so neanche, però... Ci sta, insomma, adesso poi magari vi faccio vedere la rigenerazione nel prossimo video, vi Tanto faccio vedere la prova di trattiamo swap, trattiamo tutto con parsimonia perché l'abbiamo appena aperto, insomma. Esatto, siamo molto delicati ragazzi. Poi tra una settimana voleranno tutto. Qua, nella scatola, non c'è nient'altro, fate queste bellissime palline da scoppiare, non c'è un cazzo di niente. Abbiamo finito il nostro unboxing ragazzi, abbiamo capito che basta, noise click, basta vantarsi. Noi ragazzi, terminiamo qui questo appuntamento con Swappo Diary. Nel prossimo episodio probabilmente vi faccio vedere
la rigenerazione di questo Indestructible, lui che cazzo monta sulla Noisy Cricket e tutto il resto, se in serie, in parallela, eccetera. In serie. Ok, bravo. Penso modalità PVM perché mi permette di gestire la potenza, in quanto okay, non posso andare sempre al massimo. Ah, buono, insomma, vi facciamo vedere dopo. Devo passare la nicotina. Fangulo. Vabbè, ragazzi, il video termina qui. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento e una bella condivisione. Al prossimo appuntamento con il vostro Frappol Tuttofare. È tutto. Un saluto da me, Eric. Ciao, ragazzi. Bella, ragazzi.